Buon pomeriggio, lunedì 29 luglio 13:30 e ben ritrovati con InfoStudio. La Guardia di Finanza di Genova, in collaborazione con la DEA, che è l'unità antidroga della Polizia degli Stati Uniti, ha sequestrato nel porto di Genova quasi 400 kg di cocaina purissima, 368 kg per la precisione, ed oltre 953.000 euro in contanti, ed ha arrestato tre persone, avete visto una foto, ma comunque al momento ancora non ci sono le generalità per esteso degli arrestati. Si sa che uno di essi ha un altissimo profilo criminale. Comunque sono tutte persone ritenute affiliate all'Andrangheta, segnatamente alla Cosca Alvaro di Sinopoli, per importazione di droga dal Sud America nel corso di un'operazione denominata Buon Vento Genovese. Ripeto, sono tre gli arrestati, tutti di origini calabresi. Una quarta persona, anch'essa calabrese, è stata denunciata invece in stato di libertà. Gli arrestati sono accusati di traffico internazionale di droga con le aggravanti di mafia, ingenti quantità di stupefacenti e transnazionalità. Il blitz è scaturito da un'indagine, state vedendo delle immagini che sono state girate durante i servizi di pedinamento, in sostanza, di queste persone. Un'indagine iniziata nella primavera di quest'anno, quando proprio l'emissario della Cosca Alvaro, il personaggio principale di questa operazione, è stato localizzato in Colombia, dove stava acquistando un ingente carico di cocaina. Sono state monitorate le varie fasi dell'acquisto e nei giorni scorsi è avvenuto il sequestro della droga nel porto di Genova. Stiamo parlando, ripeto, di 368 kg di cocaina del valore commerciale di oltre 100 milioni di euro. Nel corso di questa operazione vedete numerose le telecamere che erano state installate, le immagini risalgono ad appena 13 giorni fa, meno di due settimane fa, il 16 luglio scorso, vedete queste che sono state realizzate durante, fra l'altro, il blitz delle forze dell'ordine. Dicevo, nel corso dell'operazione sono anche stati sequestrati quasi 1 milione di euro in contanti, abbiamo detto 953.000 euro, tre veicoli ed alcuni cellulari criptati. La conferenza stampa, presente fra gli altri anche il procuratore capo di Genova Cozzi, si è conclusa non da molto. Torneremo sicuramente su questa operazione nel corso del telegiornale delle 19:15. 31 migranti, sono 30 uomini e una donna di nazionalità irachena, sono sbarcati la scorsa notte al porto di Crotone dopo che il natante sul quale hanno viaggiato, una barca a vela di 12 metri che state vedendo in questa foto, è stato intercettato al largo di Torre Melissa da unità della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Sono stati gli operatori della Croce Rossa ad accogliere i migranti, che ora sono già stati trasferiti presso il centro di accoglienza di località Sant'Anna di Isola Caporizzuto. In corso accertamenti su tre persone, sono tre ucraini ed è forte il sospetto, proprio per la diversità appunto della provenienza, forte il sospetto, stavo dicendo, che siano stati loro gli scafisti della imbarcazione che, secondo quanto si è appreso dalle prime parole pronunciate dalle persone sbarcate, sarebbe partita dalle coste della Turchia. Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, sarà domani in Calabria, a Catanzaro, dove presiederà in prefettura l'insediamento dei due CIS per la Calabria. I CIS sono i contratti istituzionali di sviluppo. Il tavolo del primo CIS coinvolge le città di Catanzaro, Cosenza e Crotone e si terrà a partire dalle 11. Il secondo incontro, che invece riguarda le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, si terrà a partire dalle 15. Al termine di ciascun tavolo, quindi nella tarda mattinata e alla fine dei lavori, ci si terranno incontri con i giornalisti. Ai due contratti istituzionali di sviluppo prenderanno parte, oltre al Ministero per il Sud, anche la Presidenza della Regione, i sindaci delle città capoluogo, i presidenti delle province, il prefetto di Catanzaro Ferrandino, il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra e l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri. Sono state invitate le principali sigle sindacali e le associazioni datoriali. Questa mattina sono partite nuove prospezioni nel centro di Crotone, nel sottosuolo, che sono propedeutiche all'avvio dei cantieri dell'antica Croton, anche nel cuore della città. Giuseppe Laratta.
Entra nella fase operativa Antica Croton il progetto di riscoperta e rivalorizzazione dei reperti archeologici presenti nel sottosuolo del capoluogo pitagorico, dal valore di 61 milioni di euro finanziati dalla Regione Calabria in sinergia con il MIBAC e il Comune di Crotone. Grazie a un processo di archeologia preventiva sono iniziati i rilevamenti con il georadar, un macchinario non invadente che riesce a penetrare il sottosuolo e a effettuare delle analisi per la verifica di quali reperti archeologici sono presenti nell'area analizzata. Dopo l'ex zona industriale, nella mattinata di lunedì ci si è concentrati nel centro città e precisamente in Piazza della Resistenza e su Via Vittorio Veneto, palcoscenico di una conferenza stampa tenuta dall'amministrazione comunale guidata da Ugo Pugliese, insieme ai tecnici e ai professori universitari coinvolti nell'intero progetto. Sotto il cemento, sotto le basole, sotto l'asfalto c'è l'antica Croton. C'è la Crotone dell'epoca romana, c'è la Croton dell'epoca greca. E con il georadar noi andremo a vedere effettivamente cosa c'è. La risposta che avremo sarà la ricostruzione fedele che ci dirà a settembre realmente dove dobbiamo andare a scavare, cosa dobbiamo andare a scavare. Era importante che si facesse questa analisi preventiva proprio per dare ancora di più una risposta e soprattutto far condividere alla nostra città e ai nostri concittadini Che cosa stiamo facendo? E questo è il primo passo visibile alla città. Oggi ci sono le indagini di archeologia preventiva, cioè faranno una mappatura del nostro terreno non invasiva. Tutte le indagini relative all'antica Croton sono indagini non invasive, quindi con delle strumentazioni all'avanguardia i tecnici poi ci forniranno il potenziale archeologico della città di Crotone e dei siti interessati. I dettagli dei rilevamenti sono stati illustrati dall'esperto di patrimonio culturale Francesco De Marco e dal professore di topografia antica Giuseppe Ceraudo dell'Università del Salento. Noi abbiamo degli strumenti non invasivi che sono a corredo dell'archeologia e che servono per pianificare ciò che verrà fatto successivamente. A monte di questa operazione noi abbiamo tutta la documentazione pregressa nel corso degli anni, a iniziare dagli inizi del Novecento fino a ieri. Tutto ciò che è stato ritrovato in questa zona e nel territorio di Croton, gli studi fatti attraverso la maggior parte sono tutti scavi d'emergenza, sono stati studiati fino ad oggi e oggi cominceremo a vedere con più attenzione quello che dovremo fare nel futuro. Faremo delle prospezioni magnetometriche con il georadar e geoelettriche nel tentativo di verificare le potenzialità archeologiche del sottosuolo. Noi abbiamo già fatto delle nostre prospezioni nel quartiere settentrionale, nell'area Campitella. Oggi, domani e dopodomani invece concentreremo i nostri lavori qui nella piazza davanti al comune e nel piazzale delle Poste. Un grosso incendio è scoppiato poco dopo la mezzanotte scorsa a Praia a Mare all'interno di un magazzino commerciale che si trova al di sopra di un supermercato alimentare. La foto è di questa mattina, ma le fiamme hanno lavorato, diciamo così, per molte ore, tant'è vero che i danni sono particolarmente ingenti. È stato necessario il lavoro di 4 squadre dei vigili del fuoco, una è arrivata addirittura dalla Basilicata, dalla Auria. Il rogo ha distrutto il piano superiore, era un'ampia superficie presa in fitto da imprenditori cinesi. Ora è in corso di effettuazione una messa in sicurezza dello stabile. L'edificio ospita diverse attività commerciali e da breve, appunto, nei locali che sono andati a fuoco avrebbe dovuto aprire i battenti anche un altro megastore. In questo momento tutte le ipotesi circa la natura dell'incendio, dal dolo al fatto accidentale, sono tenute in considerazione. Per fortuna è durata poco l'apprensione dei familiari di Cosimo Zaffino, il quarantenne di Sera San Bruno, che era sparito venerdì scorso. L'uomo è stato rintracciato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, per la precisione Zaffino era sparito, è stato rintracciato in un terreno di sua proprietà in località Rosarella ieri. Stava bene, è stato accompagnato dai carabinieri a casa. Dopo il ritrovamento l'uomo, separato e con un figlio, prima di uscire aveva lasciato un biglietto in cui esprimeva affetto per i propri familiari ed il figlio, il che aveva naturalmente generato anche preoccupazione per la sua sorte. Amanda Toriccio, un uomo di 37 anni con precedenti di polizia, attualmente agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva infatti in casa 360 grammi di marijuana che sono stati trovati durante una perquisizione domiciliare in un involucro di cellofan trasparente.
È una notizia particolarmente lieta perché si tratta di un artista calabrese, si tratta di un artista del circuito Calabria Sona, di cui Video Calabria è partner. Valentina Balistreri si è infatti aggiudicata il premio Lalsi 2019, che è destinato ai giovani talenti emergenti, e fra l'altro, oltre alla propria canzone inedita, erano sei in tutto i concorrenti in gara, Valentina ha presentato come cover di Bruno Lauzi, ovvero di un brano scritto da Bruno Lauzi, proprio una canzone che ha portato al grande successo Mia Martini, quindi una calabrese che ha interpretato un brano sommamente cantato da una delle più grandi artiste espresse dalla nostra regione, vale a dire Piccolo Uomo, il brano di cui Bruno Lauzi e Michelangelo La Bionda, fra l'altro, scrissero il testo, mentre la musica era di Dario Baldambembo. Per Valentina Balistreri si spalanca anche il meeting delle etichette indipendenti, appuntamento a Faenza, in provincia di Ravenna, ad ottobre. La cantante regina Valentina Balistreri, una delle artiste di punta del circuito Calabria Sona, è la trionfatrice dell'edizione 2019 del premio Lauzi, ideato dal giornalista Roberto Gianani per dare rilievo ai nuovi talenti della musica italiana. Da sempre appassionata interprete e ricercatrice della musica popolare di tradizione, la Balistreri ha vinto grazie al brano Ho attraversato, scritto da lei stessa e da Fabio Curto ed arrangiato da Checco Pallone, che prelude all'uscita del suo ultimo album. Accompagnata sul palco dal chitarrista Massimo Garritano, Valentina è riuscita ad aggiudicarsi anche il premio Cora e quello per la miglior cover proprio dei classici di Bruno Lauzi, coi quali tutti i cantanti in gara si sono confrontati. La Balistreri ha interpretato Piccolo Uomo, la canzone che il cantautore genovese scrisse insieme a Dario Baldambembo per Mia Martini. Fu il primo grande successo per la cantante di Bagnara Calabra, che vinse anche il suo primo Festival Bar e uno dei dischi più venduti del 1972. La Balistreri era in lizza insieme ad altre quattro cantanti, Giulia 27, Francesca Romana Perrotta, che ha vinto il premio per il miglior arrangiamento, Chiara F, premio per i migliori testo e musica, e Margherita Zanin, e dal rapper Tuef, al secolo Federico Fugio. La giuria, presieduta da Giordano San Giorgi, patron del meeting delle etichette indipendenti, era composta da musicisti e professionisti del settore discografico, vale a dire Alberto Zeppieri, Franco Fasano, Carlo Marrale, Rosita Marchese ed Alessandro Caruso. A condurre la serata sono stati Francesca Ceci e Marino Bartoletti, il noto giornalista sportivo forlivese di cui è però riconosciuta l'enorme passione per la musica e l'enciclopedica conoscenza del Festival di Sanremo. Fra gli ospiti Simone Cristicchi, che ha ricevuto il premio Penna d'Autore, che ha stregato la platea reinterpretando col solo accompagnamento della chitarra Ti regalerò una rosa ed Abbi cura di me, i suoi straordinari successi sanremesi, e lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, creatore fra gli altri del Commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzo Falcone. Per quanto riguarda Valentina Balistreri, la vittoria al premio Lauzi le vale la partecipazione il 5 ottobre prossimo al meeting delle etichette indipendenti, al quale parteciperanno i vincitori dei festival dedicati alla memoria dei cantautori scomparsi, che è da sempre un crocevia tra innovazione e tradizione. Complimenti a Valentina e complimenti a due alpinisti calabresi, Peppe Romeo e Pino Perrone, che soci della sezione Aspromonte del Club Alpino Italiano di Reggio Calabria, che hanno conquistato la vetta del Monte Cervino. Eccoli, la foto a molti ricorderà la vetta del Monte Cervino, è diventata familiare per tutti da quando, insomma, vi girò una celebre pubblicità Mike Buongiorno, fra le altre cose, quella croce poi l'abbiamo conosciuta davvero tutti. L'impresa è stata compiuta, a dire il vero, il 23 luglio scorso, sei giorni fa, quando Romeo, che è di Sant'Alessio d'Aspromonte, e Perrone, che è originario di Deria Nuova, hanno raggiunto i 4.478 metri lungo la via italiana, va detto, della Cresta del Leone. C'è da dire che Peppe Romeo non è nuovo in imprese del genere, infatti ha scalato diverse vette alpine, il Monte Bianco, il Monviso, il Gran Paradiso e Punta Agnifetti. Per Pino Perrone è la prima volta invece che si è cimentato riuscendovi con un traguardo dei 4.000 metri, quasi 4.500, ripeto, 4.478 la cifra del Cervino. E adesso il calcio, si avvicina l'inizio della stagione, i calendari di Serie C ci sono già, i calendari di Serie A si conosceranno questa sera alle 20, conosceremo appunto tutto il percorso del massimo campionato. Il 6 agosto invece usciranno i calendari di
serie B e il Crotone attende appunto di conoscere la sua di stagione e nel frattempo si gode un campioncino, non si può dire trovato perché si conosceva già, ma comunque fatto in casa. Zac Ruggero è stato il protagonista di queste prime due settimane, è prestissimo per qualsiasi giudizio, però fino a questo momento il ragazzo non ha sofferto, diciamo, il salto dalla squadra primavera al confronto con i giocatori più grandi, ma si vede che è un ragazzino che ha la testa sulle spalle, che ha, come diciamo, il senso del limite, una profonda, connaturata, non di facciata, umiltà. Per lui, naturalmente, la prossima potrebbe essere una stagione di grandi soddisfazioni. Naturalmente il Crotone, il presidente Vrenna e il suo allenatore ci sperano. Di nome fa Zac, come uno dei suoi tagli improvvisi, qualcosa che non ti aspetti. Ed effettivamente la sorpresa più bella ed inattesa delle due settimane di ritiro in Sila del Crotone 2019-2020 per ora è proprio lui, Zac Ruggero. 18 anni il 9 gennaio prossimo, papà crotonese e mamma inglese. Doppio passaporto, perché può sempre servire, ma italianissimo. Nelle amichevoli di questo ultimo scorcio di luglio ha emanato luce, assist, gol e giocate, queste ultime funzionali ed utili, niente ricami fuori posto. E Stroppa se n'è infatuato. Però, punto. L'estate è breve, il calcio è spietato. Zac lo sa. Nella scorsa stagione gli saltarono i legamenti sul più bello. Perse tempo, non il sorriso, che sfodera nella sua prima mini conferenza stampa insieme alla R. Moscia e alla timidezza tradita dall'ossessivo oscillare della sedia. Sono molto contento, sono felicissimo di essere qua, sono contento che il mister mi dà sempre opportunità di entrare in campo e io sono qui solo per imparare, ascolto ai più grandi e dal mister. Quello che mi chiede il mister io faccio. Il ritiro con la prima squadra non gli ha fatto perdere di vista realtà e senso del limite, segno che dell'imprinting familiare fanno parte valori come equilibrio, modestia e temperanza. Del resto, a nemmeno 18 anni non si può avere fretta. Quel che sarà, sarà. O what will be, will be. È un'emozione stupenda. Allenarsi con Benali, by Base, hanno una qualità infinita. È bellissimo imparare da loro. Sempre piedi per terra. Sono qua solo per imparare. Bocca al lupo a Zac Ruggero e grazie per averci seguito. Ma attenzione, prima della sigla c'è Io scelgo Calabria. Io scelgo Calabria, facciamo bene ciò che nel nord Italia fanno già benissimo, consumiamo i nostri prodotti, aiutiamo i nostri produttori a stare in piedi, a far crescere le loro aziende, a creare nuovi posti di lavoro puliti. Io scelgo Calabria. Il cibo è forse l'elemento più qualificante di un territorio, quello più strettamente connesso alla sua identità. È per questo che quando si parla di chiusura della filiera, di economia circolare legata al territorio, non si può prescindere dall'impiego in cucina dei prodotti identitari. Ebbene, va esattamente in questa direzione l'iniziativa Gourmet nella tradizione, il pesce povero dello stretto e la dieta mediterranea, lo show cooking organizzato a Bagnara Calabra dai 4 flag calabresi nell'ambito della rassegna Mare Nostrum, dedicata alla promozione delle tradizioni identitarie della pesca. Lo chef Massimo Molinaro ha proposto un'intera cena a base di pesce povero dello stretto, quello che qui si pesca da tempo immemore e che è oggetto della prima organizzazione di produttori della pesca della Calabria, la OP. Perla del Tirreno. Abbiamo dimostrato che con il nostro pesce anche povero si può realizzare le nostre specialità, specialmente le nostre specialità di Bagnara, e diciamo anche che il nostro pesce povero è un pesce azzurro, quindi secondo me è uno dei migliori pesci che può essere in zona, nel nostro Mediterraneo, si può realizzare tantissimo, tante ricette con poco, diciamo, è veramente squisite.
Non solo pesce però, perché in realtà ogni ingrediente, ogni condimento è stato scelto sul posto, dimostrando che la cucina a chilometro zero è una scelta gustosa e salutare per il corpo, per lo spirito e per l'economia locale. Ho realizzato tutte queste ricette con i nostri prodotti locali. Diciamo che ho preso un po' del nostro paese qua di Bagnara, molto diciamo, e anche molti prodotti delle nostre località qui vicino. Questa serata anche dimostra che il nostro prodotto è un prodotto di qualità, va valorizzato e a breve ci sarà anche un marchio che identificherà il nostro pesce spada soprattutto, e sì, da poter esportarlo e da poter finalmente dire che mangiare pesce fa bene, ma soprattutto mangiare pesce fresco e di qualità è ancora meglio. Telegiornale torna alle 19:15, ricordate che per restare aggiornati c'è sempre il sito tgcal24.it. A più tardi.